Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi però sarà un video un po' di nicchia, non sarà il solito video, insomma, in cui cucino o in cui vi faccio vedere per esempio dei viaggi, ma sarà un video un po' tecnico, quindi se non siete interessati, vi capisco, ci vediamo al prossimo video, altrimenti se volete restare in mia compagnia, in modo tale che io vi spieghi un po' di caratteristiche della mia Panasonic GH5, restate, tanto il video durerà poco e basta. Allora, iniziamo subito con questo video dicendo che appunto voglio farvi vedere come utilizzo la mia Panasonic GH5, le impostazioni che utilizzo, come faccio le cose, qual è il profilo colore, visto che avevo già fatto un video qualche settimana fa in cui spiegavo come utilizzo invece la mia Sony A5100, che è questa che vedete adesso, dalla quale sto registrando. Allora, accendiamo la Panasonic. Ok, è partita. Allora, innanzitutto quello che vi dico è che è stata acquistata a marzo 2019. La macchina è ancora nuova, è una bomba, non la cambierei con niente al mondo. Non mi sono mai pentito dell'acquisto, ho trovato il mio mondo, che purtroppo non è per me un po' anni luce da Sony, perché Sony sì, ha una messa a fuoco che è fenomenale, ha gli ISO che li puoi alzare tantissimo, sì, tutto quello che vuoi, però fondamentalmente non era il mio mondo. Non sto dicendo che Panasonic. Scusate, non sto dicendo che Sony fa schifo, però non è il mio mondo, insomma. Ho tenuto però la 5100 semplicemente perché per fare immagini strette, per esempio doppie inquadrature, la trovo molto comoda perché la messa a fuoco è molto efficiente, molto di più della GH5. Allora, cosa uso? Innanzitutto quando registro, io intanto premetto che ci sono persone, ed è giusto così, che macchine di questo tipo le utilizzano per lavorare e fare soldi anche. Io invece la utilizzo perché mi piace, è una passione fare video. Non ci lucro sopra, semplicemente mi sono voluto passare questo sfizio. Allora, per quanto riguarda la registrazione che faccio, è molto semplice e lineare. Io imposto la macchina su M, che sarebbe la modalità creativa di Panasonic, la modalità video creativa di Panasonic. Per quanto riguarda le impostazioni, andiamo nel menu. Mi sono creato un menu ovviamente personalizzato in modo tale che va a richiamare subito tutte le impostazioni che io utilizzo più facilmente e più di frequente, come per esempio la qualità, lo stile foto. Per quanto riguarda lo stile foto, vi dico già subito che io ho personalizzato un profilo colore. In questa macchina purtroppo non ho però vabbè, per scelta, cioè perché posso comunque sempre comprarlo, non ho il V-Log. Il V-Log non è altro che un profilo colore totalmente piatto, però che in realtà immagazzina molte, ma molte, ma molte, ma molte informazioni sui dettagli e sul colore, in modo tale che poi in post-produzione, cioè al computer, si possa modificare e rendere, insomma, proprio veramente come si vuole. A differenza dei profili colore impostati già dalla macchina, che comunque vincolano un po', anche se si possono modificare e si possono raggiungere gli effetti e degli obiettivi e dei profili colore buoni. Allora, io ho praticamente, andiamo un attimo sul profilo colore naturale, ho modificato appunto il profilo colore naturale, salvandolo poi e dando il nome di profilo nello specifico personalizzato 1 naturale, e ho dato un meno 1 di contrasto, ho lasciato a 0 la nitidezza, poi ho lasciato a 0 la riduzione del rumore, ho messo a meno 1 la saturazione e ho messo a meno 2 la tinta. In questo modo, registrando in questo modo, ho la possibilità poi di poter aggiungere dei LUT e poi in post-produzione, quindi dare un aspetto ai video personalizzato. Lo posso fare ovviamente anche con i profili colore, col profilo colore naturale, lasciandolo con tutto, insomma, in flat, con tutto a zero, però ho dato una pedata alla telecamera, però realmente
Non mi piace poi l'effetto con loot sopra, anche se i loot sono modificabili pure. Per quanto riguarda la qualità di registrazione, io registro in formato veramente molto semplice, molto... scusate se mi allontano un po', ma mi metto un po' più comodo. Registro in modalità molto semplice, molto leggera, visto che i video che faccio io poi vanno a finire in rete. I video che faccio io vanno a finire semplicemente su YouTube. Non è il caso di fare dei video in 4K, secondo me, visto che la maggior parte di persone guarda i video di YouTube dal cellulare, quindi non ha veramente senso, secondo me, andare a fare un lavoro così grosso, perché poi un lavoro così grosso è pesante anche da elaborare per il computer, giga e giga e giga e giga infiniti di file per poi guardare il video da un cellulare, non ha senso. La qualità video che utilizzo non è altro che Full HD a 28 MB al secondo, quindi è un file pulitissimo, leggerissimo e che si vede benissimo. Io questo che state vedendo adesso video è registrato con la Sony, ok? Quindi non c'entra, la qualità è più scadente, ovviamente anche dovuto all'obiettivo che c'è, il 1650 che fa schifo. Però tutti gli altri video, per esempio il video prima di questo, di martedì scorso, quello della zucca di Halloween, è stato registrato con questa fotocamera, principalmente con questo tipo di formato, questo tipo di impostazioni che vi ho spiegato, è un loot che poi vi farò vedere. E si vede benissimo, per quello che è il mio stile, mi piace così. Poi, per quanto riguarda il formato REC lo lascio su MP4, potrei dare un formato molto più di qualità, come per esempio il MOV, ci spostiamo sul MOV, e dare poi dei dettagli maggiori, perché poi dal MOV potrei spostarmi anche su 4K o registrare a formati veramente pesanti, però vi ho già spiegato che nel mio caso non serve, anche perché il risultato è abbastanza buono. Autofocus rapido l'ho lasciato su on. Vabbè, il wifi è una cosa che utilizzo più che altro quando i video non li fa mandare col wifi dalla telecamera al telefono. I video non li fa mandare, però fa mandare le foto, sia le normalissime foto in JPEG che le foto poi in RAW, che sono molto più elaborabili. E che anche lì non uso il RAW, perché la gente che si guarda una foto su Instagram la guarda dal cellulare e non serve avere una foto super elaborata, che poi non serve, secondo me, avere una foto super elaborata da guardare poi su un telefono. Per quanto riguarda i video in timelapse, ci arriviamo dopo. Waveform, vettoscopio, non lo uso perché mi dà fastidio poi sul monitor avere un monitor comunque così piccolo, insomma, avere pure questi ulteriori dettagli che non mi servono, sto attento in altro modo. Autofocus più manual focus ho messo su on, istogramma ho messo su off, peaking ho messo su on, perché quando vado a nello specifico fare delle foto oppure fare gli slow motion, siccome questa macchina dà la possibilità di fare lo slow motion soltanto in manual focus, cioè in fuoco manuale, cioè devo essere io a mettere a fuoco. Con il peaking ho la possibilità di vedere cosa è a fuoco e cosa non lo è, perché mi mette in risalto dei dettagli dell'immagine che sto riprendendo, quindi so che quell'immagine è a fuoco oppure no. Per quanto riguarda lo zebra pattern, l'ho lasciato su off. Per quanto riguarda la frequenza di sistema, io registro a 50 Hz. Modalità PAL. Io registro a 50 anche con la Sony, non serve registrare a 60 perché la fluidità è comunque super anche a 50 e così ho la possibilità anche di sincronizzare due telecamere comunque totalmente diverse, perché parliamo della Sony che è una entry level e questa che è una serie, diciamo, professionale. Lo posso fare ovviamente anche a 60 Hz, però a me piace a 50. Specialmente perché poi posso aggiungere l'audio, per esempio adesso sto registrando con un lavalier sul task, ho registrato la parte e anche lì ho dovuto impostare la stessa cosa delle fotocamere per avere l'audio in simmetria con quello che è il registrato video. Per quanto riguarda... basta, spostiamoci adesso sulla modalità timelapse. Il timelapse io l'ho memorizzato
su C1. Io spostandomi su C1 sono direttamente in timelapse. Il timelapse l'ho impostato sempre col profilo colore custom, col profilo colore cioè personalizzato, modalità naturale personalizzata, quella che, in cui abbassavo per esempio la nitidezza o comunque modificavo i parametri. Come dicevo prima, qua si può registrare soltanto col manual focus. Devo essere io a mettere a fuoco, a zoomare ovviamente, ma anche a mettere a fuoco devo essere assolutamente io. Io lo slow motion, a me piace registrarlo al 50%, non mi piace fare uno slow motion troppo rallentato. Di solito, vi sto mettendo qualche immagine adesso. Gli slow motion che faccio per l'effetto che piace a me, che poi voglio dare nei video, lo faccio con rallentamento al 50%, quindi nulla di che, insomma, nulla di esagerato. Per quanto riguarda gli ISO, io li lascio sempre a 200, anche nella registrazione creativa normalissima dei video normali e non necessariamente slow motion, la lascio a 200, come impostazione, diciamo, di fabbrica, chiamiamola così, però specialmente fuori va sempre bene. Anche internamente, quando registro video interni, va sempre bene perché poi utilizzo delle luci controllate. Però ci sono dei casi, per esempio quando faccio gli episodi in cucina con Luigi, che nonostante ci sia luce, magari mi serve un po' di più di illuminazione, allora alzo leggermente gli ISO, portandoli per esempio massimo. Non ho mai superato i 640, mai. Non ho mai superato i 640, anche se vi posso dire che questa macchina, nonostante sia vista come il demonio, perché questa macchina purtroppo viene vista come ISO bassi, ad alti ISO fa schifo, funziona male, non è vero. E state vedendo adesso delle immagini registrate in piena notte con delle luci normalissime. E io registro a 1600 ISO, che non è un valore altissimo, insomma, considerato che di notte qualsiasi macchina ha difficoltà ovviamente a lavorare, perché sì, questa è una macchina che ha difficoltà a mettere a fuoco, eccetera, eccetera, però qualsiasi macchina di sera ha difficoltà a lavorare. Noi al buio ovviamente non vediamo. La stessa cosa, le macchine fotografiche non vedono al buio. E intanto si è comportata benissimo nonostante lavorassi al buio e a 1600 ISO, quindi diffidate da quelle che sono le voci di concorrenza che poi vanno a screditare i prodotti. Allora, questo è tutto quello che avevo da dirvi, semplicemente perché poi le altre impostazioni che mi sono personalizzato non ha molto senso dirle. Io ci lavoro completamente in manuale, non utilizzo nessuna impostazione automatica, solo in rarissimi casi. Mi è capitato solo una volta di usarla in automatico nel video che ho fatto quest'estate, che si chiama Cefalù escursione, qualcosa del genere, alla Rocca. Lì la usavo in automatico perché mi veniva molto difficile stare dietro la fotocamera, perché stavo scalando una montagna, non per altro. Però io di solito uso sempre la fotocamera in manuale, e questa cosa mi ha dato modo di imparare di più ad utilizzarla e a capire meglio cosa fare, cosa non fare. Ogni tanto guardo la Sony perché spesso interrompe la registrazione e questa è una pecca Sony. Stavo dicendo, io utilizzo tutto quello che è le impostazioni manuali, cioè sono io a decidere cosa, quando e perché, come per esempio l'esposizione la lascio su un manuale, gli ISO li lascio su manuale, infatti li lascio sempre a 200, e basta, insomma, questo era tutto quello che c'era di importante da sapere. Io non faccio magie, non ho trucchi, non faccio chissà che cosa, semplicemente la fotocamera già si vede bene di suo. Quello che utilizzo sempre, scusate, quello che utilizzo sempre insieme a questa fotocamera è questo cavalletto della Manfrotto da 20 euro, 24 euro più o meno, comunque costa pochissimo. Non uso il Gorilla Pod semplicemente perché non mi dà sicurezza il Gorilla Pod. Lo vedo fragile, lo utilizzo per la GoPro, lo utilizzo per la Sony perché è leggera, però non lo utilizzo per questa perché ho paura che ceda e mi butti la telecamera a terra. Preferisco questo, è stabile, lo poso sul tavolo quando devo fare delle cose in giro, o lo poso appunto dove mi capita quando sono in giro, ed è stabilissimo. Anzi, devo comprarne un altro e utilizzare anche questo per la Sony. E un'altra cosa fondamentale che utilizzo è un microfono Rode VideoMic, perennemente con il suo antivento, perché lo uso spesso in esterna e il vento poi va a rovinare tutta quella che è la
la registrazione audio. È un microfono buono, costa una cinquantina di euro, ve lo consiglio, è una cosa da avere assolutamente. Esce anche un buon audio, ovviamente parlando di vlog, parlando di parlato, perché se devi registrarci dei suoni, non è il microfono adatto, però io che faccio dei vlog e mi devo riprendere, così ho bisogno di un microfono esterno, anche se i suoi microfoni interni funzionano benissimo, però utilizzo questo, insomma, che mi dà veramente un buon risultato audio in esterna. Altra cosa che mi è piaciuta di questa fotocamera, vi consiglio anche di acquistarla nel 2019, tanto non se ne parla prima nel 2020 l'uscita della Panasonic GH6, quindi mettetevi l'anima in pace, è la possibilità che voi vi potete riprendere e vedere con lo schermo. Io quando sono in giro mi riprendo e mi vedo, insomma non ho difficoltà perché, mio Dio, ho dato una pedata, non ho difficoltà perché mi vedo e quindi. Cioè l'ho scelta proprio per questo motivo, cosa che purtroppo Sony non mi dava come possibilità. Bene amici, è stato divertentissimo farci questa chiacchierata oggi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!